Domani sarà a Milano per l'ultima cronometro, l'atto conclusivo del Giro d'Italia 2021. E ancora con la maglia ciclamino sulle spalle, il campione Peter Sagan, il giorno successivo lunedì, sarà al Museo del Ghisallo, a Magreglio, in provincia di Como, per ritirare un premio. Proprio il Museo del Ghisallo, infatti, lunedì 31 maggio a mezzogiorno, al Giro d'Italia appena concluso, avrà luogo l'ultimo atto del premio internazionale intitolato a Vincenzo Torriani, per chi ama il ciclismo e lo fa vivere, edizione numero 23, che consacra tre figure di spicco. Peter Sagan, appunto, tre volte campione del mondo e maglia ciclamino al Giro d'Italia, Linus, direttore di Radio DJ, appassionato ciclista e assiduo frequentatore delle strade lariane, e Pier Augusto Stagi, tra i più noti giornalisti di ciclismo. Nella stessa occasione, lo speciale riconoscimento Cuore d'Argento, promosso dall'Associazione Emilio e Aldo De Martino, assegnato ogni anno a un onorato del ciclismo, andrà a Dino Zandegù, un grande sprinter degli anni 60. Il premio Torriani consiste in una statuetta di bronzo raffigurante un corridore stilizzato realizzato dallo scultore Domenico Greco. La cerimonia si svolgerà in presenza con collegamento online, ma la partecipazione sarà riservata ai soli invitati accreditati in forza delle disposizioni antipandemia.